Per capire l'orario giusto in cui colpire, hanno chiesto ad un'ignara parrocchiana, con la scusa di dover consegnare degli abiti per i poveri, in che ore il parroco era in casa. Lei, in buona fede, ha detto ai tre individui maschi in auto che alle 18 il parroco dice la messa, per cui c'è sicuramente. A quel punto il terzetto ha capito che non avrebbe avuto intoppi e, anziché portare abiti, hanno forzato una porta finestra in legno sul retro della casa del parroco e si sono introdotti al suo interno. Ne hanno sfasciate altre 7 di porte, compresa quella della sagrestia e quella ai piani inferiori, fino a trovare una busta con 1500 euro frutto della questua delle messe e poi altri 300 in altra busta. È accaduto venerdì sera mentre Don Giuseppe Monaco, parroco della chiesa di Santa Croce a Calcinelli, celebrava una messa per un trigesimo alle 18. Non è la prima volta che accade. Per altre 3 volte i ladri si sono introdotti nella sua casa adiacente alla chiesa, dove il sacerdote vive con la sorella, alla quale i ladri, nelle precedenti incursioni, hanno portato via anche oggetti d'oro e ricordi di famiglia, di valore più affettivo che economico.